Belli, Bina, Carraro, Codegoni, Corbellari, Cortese, Crippa, De Lorenzo, Esposito, Faregna, Fede Pellone, Ferrando, Ferrario, Fregoni, Gesmundo, Illuzzi, Indovino, La Terza, Legramandi, Lo Consolo, Mauri, Medolago, Melone, Meroni, Mizzau, Motta, Parise, Pellegrini, Perego, Poi Domani, Quattro Ciocchi, Rossi, Santoiemma, Senesi, Simi, Tagliabue, Todaro, Tucci, Uguccioni, Viganò. No. 25 presenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti, iniziamo la seduta, non ci sono cittadini iscritti a parlare, pertanto do la parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Sì, grazie, buonasera a tutti, sarò velocissimo. Volevo confermare che giovedì prossimo, che è il 7 aprile, ci sarà il sopralluogo in Comasina alla fermata M3 per fare, come avevamo deciso in commissione, un sopralluogo appunto per valutare le problematiche di cui abbiamo già trattato in alcune delibere. Giovedì prossimo sono stati invitati i tecnici del comune e, come richiesto dai consiglieri 5 Stelle, inviteremo anche i sindaci di Cormano e di Novate Milanese o chi per essi. La commissione sopralluogo si terrà dalle ore 17.30 alle ore 18.30 circa. Quindi riceverete entro lunedì la convocazione, quindi ci vedremo settimana prossima. Vi ricordo invece che lunedì ci sarà la solita commissione con un nutrito ordine del giorno e vi prego di essere puntuali lunedì prossimo perché dovremo trattare 5 argomenti. Grazie. Grazie consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Vi volevo aggiornare riguardo la questione che avevo raccontato settimana scorsa. Parco Nord, ragazzetti allontanati dal parco, dal campo di calcio in Viale Merlo. Allora, in effetti la GEV aveva risposto a questo gruppo di genitori dando appuntamento a questo sabato alle 4 proprio sull'area del campo gioco di Viale Berbera. Quindi i nostri ragazzi, i nostri figlioli, i ragazzi del quartiere sono andati con il loro pallone e un quarto d'ora dopo sono arrivati questi ragazzi, 30-35 ragazzi, tutti di origine egiziano-marocchina. Questo non perché, proprio perché sono comunità. E assieme alle guardie ecologiche si è riusciti a trovare un piccolo accordo, quindi i ragazzi hanno votato tra di loro, un ragazzo che assieme alle GEV e assieme a me, perché io ero presente in quanto padre di un ragazzo, abbiamo trovato un accordo che spero
si possa, come dire, sviluppare nel tempo, perché quell'area è molto appetibile, nel senso che premetto, queste persone di origine marocchina egiziana che sono stati comunque ai patti hanno detto che lì tra poco arriveranno altre persone con cui loro litigano spesso nei parchi, di origine sudamericana. Questo per dire che, attenzione, adesso arrivano i periodi caldi, arrivano i periodi da parco, attenzioniamo queste aree con il personale volontario che può fare quello che può fare, ma ricordiamo che sta arrivando la bella stagione. I ragazzi hanno giocato un'ora e un quarto e poi hanno liberato il campo all'altra comunità. Così a noi ci può star bene, i ragazzi può star bene, perché hanno capito che le aree vanno anche, come dire, vissute, e non si può tenere un campo dalle 4 alle 7. Quindi si cerca di fare. Il problema è capire quanto le GEV avranno la possibilità, la disponibilità del tempo di essere lì, comunque almeno le prime volte, a verificare se l'accordo sta in piedi o se invece qualcuno fa il furbo e magari per via dell'età, per via del numero, e perché sono comunque ragazzi di 15 anni, gli altri sono tutte persone adulte, che devo dire però c'è stato un bel dialogo, nel senso che abbiamo trovato la quadra e noi speriamo che questo possa continuare. Abbiamo paura dell'arrivo di altri gruppi, soprattutto chi fa uso di come dire, bevande alcoliche come la birra eccetera, che possa magari offuscare la ragione e magari creare dei problemi. Per questo chiediamo l'attenzionamento da parte del Parco Nord, della gestione del Parco Nord, delle polizie locali e del presidente di Zona 9, che prenda atto di questa situazione e che disponga magari passaggi di qualche pattuglia o di qualche, comunque anche la GEV, che comunque sia presente nel fine settimana in queste aree. E qui concludo. In quell'area è successo un fatto non bello, spiacevole, nel campo da basket. Non so se il consigliere Bina è venuto a conoscenza, sono stati come dire, strappati completamente i canestri. Non è la prima volta che accade. E mi hanno scritto, sono andato a fare un sopralluogo, ho trovato i canestri appesi, al che ho chiesto, ma cavolo, ho fatto una mail un paio d'ore, non è che, e no, dice, l'abbiamo messi noi, non è la prima volta che i fruitori, abbiamo speso 90 euro, ci siamo ricomprati i canestri e li abbiamo riappesi, perché se aspettiamo l'Adidas che aveva, come dire, nell'avvenimento sportivo di 3 anni fa aveva, come dire, concesso, promesso e regalato l'assistenza e la manutenzione al campo fino a luglio 2016, dice, se aspettiamo le procedure qua non giochiamo più, quindi preferiamo intervenire e mettere a posto il canestro di tasca nostra. Io gli ho detto di mandare la fattura comunque al Parco Nord o all'ente, così che magari in qualche modo vengano incontro alle spese, perché non sembra giusto che dei ragazzi, delle persone anche che magari abbiano disponibilità, si prendano come dire, l'onere di ripristinare il campo da basket. Io ho chiesto e chiedo anche al Presidente di Zona 9 se è possibile, visto che questo Consiglio di Zona ha deliberato l'installazione di una telecamera nella rotonda di via Arezzo, e ho visto che con gli alberi che sono stati ripuliti si potrebbe anche cercare di risalire ai responsabili di questo brutto gesto. Vorrei capire, le chiedo se mi può rispondere, non le dico nulla di scritto ma mi fido di lei, Presidente, se con quella telecamera, se è attiva e si può magari vedere di interpellare la polizia locale o chi ha in gestione, credo la polizia locale, se si riescono a individuare i responsabili e magari, come dire, dargli quello che si merita, insomma, persone che si divertono a fare questi tipi di danneggiamenti. L'ultima questione, sempre legata al Parco Nord, e concludo, è la solita ex item. Sono stato contattato dai cittadini, mi hanno riferito che all'interno di questa area che si trova nel comune di Bresso, ma che però, ahimè, è sul confine di
del nostro comune, si è riaperta una falla, praticamente hanno tagliato le catene e il lucchetto che era stato installato e hanno spostato delle barriere metalliche sulla parte del cemento mancante e dentro c'è probabilmente la presenza, mi dicono i cittadini, perché la sera vedono delle colonne di fumo uscire, probabilmente delle presenze di nomadi. La paura è sempre quella, non tanto magari ai zingari che non fanno magari nulla perché rimangono dentro e tornano, vanno via la mattina e tornano la sera, è che all'interno di questa area ci sono delle lamiere molto arrugginite, sono scarti di questa azienda, dove se per sbaglio entra un bambino in bicicletta, un bambino o anche un ragazzo, e si taglia, si fa male, qui c'è un serio rischio. Quindi chiediamo al Presidente di Zona 9, come ha fatto l'ultima volta, di attenzionare il Parco Nord e di disporre una lettera, una mail alla proprietà per trovare, per far mettere in sicurezza e magari pensare a un futuro diverso, perché non si può tutte le volte arrivare sempre dopo e magari aspettare anche la disgrazia. Insomma, quell'area è proprietà privata, ma il Parco Nord ha fatto delle offerte, c'è qualcuno che vuole risolvere la questione, perché se è una questione economica magari anche il Comune di Milano può intervenire a risolvere. Grazie per l'attenzione. Consigliere Rossi. Grazie Presidente. Allora, brevemente, ieri c'è stato il comitato di gestione della Casa delle Associazioni, siamo andati io e il consigliere Legramandi come al solito, con ogni probabilità sarà l'ultimo o al massimo il penultimo. Il numero delle associazioni iscritte è arrivato a 33 con una richiesta che è arrivata proprio oggi, quindi se verrà approvata le associazioni iscritte saranno 34. Visto che c'è anche stata la commissione e gli aggiornamenti sono anche stati fatti in quella sede, brevemente giusto le novità: ci sarà una festa delle case delle associazioni, in particolare della casa di zona 9 e della casa di zona 8, che la faranno insieme il 29 di maggio presso gli spazi di Villa Scheibler. Apprezziamo molto il fatto che si sia scelto di evitare di fare una festa unica centrale, come c'era stato detto in precedenza e che aveva causato un po' di polemiche. La festa sarà negli spazi esterni, qualora il tempo sia poco clemente le associazioni si sposteranno all'interno della villa, che è lo spazio più adeguato ad accogliere un'iniziativa come questa. I protagonisti della giornata evidentemente saranno le associazioni, che avranno ognuno uno spazio per sé, diciamo, per promuovere, diciamo, i servizi che svolgono e le loro attività. Ci saranno quindi gazebi, tavolini e le associazioni avranno modo un po' di farsi conoscere. L'altra iniziativa legata alla Casa delle Associazioni e legata anche a un punto che è iscritto all'ordine del giorno proprio questa sera è la partecipazione di alcune delle associazioni della Casa al PAI, che se verrà approvata la delibera di contributo sarà proprio qui nei giardini di Via Livigno. Aggiungo solo una cosa su un altro argomento. Con piacere posso dire che è stata aperta la stazione del Bike Me alla Università degli Studi di Milano Bicocca. Con questo raggiungiamo quello che era stata l'indicazione che era arrivata anche dal piano della mobilità sostenibile di zona 9, cioè di arrivare almeno ai due poli universitari della nostra zona. Direi che è una cosa bella e, come ben suggerisce il consigliere De Lorenzo davanti a me, vale la pena di lavorare adesso per fare in modo che queste stazioni del Bike Me, tanto più quelle decentrate, siano legate anche da una rete di piste ciclabili degna di un servizio così buono. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Rossi. Consigliere Legramandi. Grazie, presento un'interrogazione sulla nuova viabilità del quartiere di Bruzzano. Dopo gli incontri che ci sono stati sia con la cittadinanza che il consiglio di zona, che insomma tutto il processo che noi conosciamo, vorrei avere un ritorno ufficiale di quanto sta succedendo, se le proposte che sono state fatte stanno venendo prese in considerazione, quali sono i tempi, eccetera eccetera, insomma a che stato siamo con il processo, per poi arrivare a una comunicazione anche con i cittadini e continuare il processo, che credo sia importante realizzare anche nei brevi tempi che abbiamo a disposizione. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente, solo brevissimamente per dire che
quest'anno per la zona 9 la partecipazione alla cerimonia internazionale di Mauthausen sarà l'istituto Zappa, l'istituto Cremona nella sua succursale Zappa. Questo perché al termine alla data del termine stabilito solo questa scuola aveva fatto richiesta, quindi non occorrerà procedere a nessun tipo di sorteggio. Grazie. Grazie. Allora, una comunicazione di servizio. Entro la metà di aprile ci sarà un incontro, diciamo un'assemblea di ritorno sulla tematica della viabilità di Bruzzano. Come avevo già comunicato, il comitato ha avuto l'incontro, come si era concordato durante l'assemblea pubblica, con i tecnici del Comune di Milano, che hanno affrontato e valutato l'ipotesi, chiamiamola alternativa, quindi la proposta fatta dal comitato, su cui stanno facendo degli approfondimenti in modo tale che poi si possa dare riscontro delle valutazioni fatte sia dai tecnici del comune che da chi poi dovrebbe realizzare, quindi dalle Ferrovie Nord. Appena mi sarà comunicata una data, ovviamente sarà mia premura informarvi. E comunque il range di tempo è questo, cioè entro la metà del mese di aprile si farà l'incontro pubblico di restituzione, diciamo, rispetto alle valutazioni fatte. Non ci sono altri interventi, abbiamo da ratificare il verbale 189, lo diamo per ratificato. Consigliere Meroni. Consigliere Rossi, consigliere Perego. Passiamo quindi alla discussione dei punti scritti all'ordine del giorno. Parere relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare avente ad oggetto approvazione del regolamento dei municipi, individuazione delle sedi, determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli organi municipali. La parola al Presidente della Commissione Decentramento, Roberto Medolago. Grazie Presidente. Allora, chiaramente non leggerò come di consueto la relazione e spero, come sono quasi certo, che l'abbiate letto tutti, così come abbiate letto la proposta del regolamento, la bozza del regolamento. Con questo parere praticamente stiamo per chiudere il famoso cerchio di pareri che ci porterà dal Consiglio di zona alla municipalità. Quindi con questo parere riveste una notevole importanza. Questo parere è nato da un tavolo di ascolto dove hanno partecipato alcuni consiglieri e i rappresentanti del Consiglio di zona. Onestamente, e questo è un mio parere assolutamente personale, il risultato di questo regolamento, diciamo che poteva essere più coraggioso, però ritengo che quello che è stato accettato e quello che ci verrà dato nella prossima consigliatura sia accettabile anche perché ci è stato garantito che nel corso della prossima consigliatura eventuali altre funzioni ci verranno assegnate ai municipi e quindi io personalmente ci credo e spero che anche voi, indipendentemente da chi governerà il Comune di Milano, si attenga a queste cose.
Siccome avevo detto che il risultato non è proprio quello che ci aspettavamo, ma era però accettabile, abbiamo fatto, come hanno fatto anche le altre zone, alcune osservazioni a riguardo di questa, di questa bozza di regolamento, che vedo di riassumere le principali. Allora, come sicuramente avete letto, nella parte non del regolamento, ma della parte proprio iniziale di questo regolamento, di questo invito ad approvare questo regolamento, praticamente venivano indicate gli indennizi che verranno dati al presidente del consiglio municipale del municipio, che questa è una nuova figura che ci sarà, e poi le altre figure, come avrete letto anche dalla stampa, così, di tre assessori. E se voi avete avuto la pazienza di leggere quella parte che dicevo prima e avete fatto qualche conto, potete immaginare che effettivamente, in funzione delle responsabilità che assumeranno i consiglieri assessori, e qualcuno magari non sarà consigliere perché potrà essere preso dall'esterno, diciamo che gli indennizi non sono appetibili, nel senso che non c'è la corsa, secondo me, per fare l'assessore. Ed è appunto per questo che noi abbiamo evidenziato questa cosa. Abbiamo detto che dovrebbe essere fatta una differenziazione, innanzitutto tra il Presidente del Consiglio Municipale e i tre assessori, perché, come potete immaginare, le responsabilità e i compiti degli assessori rispetto al Presidente del Consiglio di Municipio, senza nulla toglierli, sono un pochettino più coinvolgenti da parte degli assessori. Questo che è uno dei nostri municipi, nelle nostre osservazioni. Un'altra osservazione che mi sembra interessante citare è quella del numero di commissioni. Allora, il numero di commissioni proposto in questa bozza è di tre. Chiaramente, siccome le funzioni che vengono trasferite al municipio sono abbastanza e saranno concentrate sui tre assessori, capite che tre commissioni sono effettivamente poche. E noi abbiamo chiesto che vengano portate a sei. Dopodiché, altre cose che sono, diciamo, di un certo valore, però penso che saranno tenute in considerazione in fase di commissione comunale e in fase anche di discussione del Consiglio, che sono quelle relative alla verbalizzazione. Se voi avete letto sempre il documento, c'è un articolo 32, dove noi chiediamo che la funzione di segretario debba essere svolta da un rappresentante del comune, però con una qualifica non inferiore a C. Questo era un suggerimento che veniva dato. La stessa cosa veniva richiesta per quanto riguarda le sedute delle commissioni, dove anche lì dovrebbe partecipare un rappresentante del settore. Scusate, consigliere, lasciamo intervenire il presidente Medolago, anche perché sta parlando di un argomento che dovrebbe, come dire, essere di interesse comune. Quindi questo brusio è fastidiosissimo. Grazie. Allora, stavo dicendo del verbalizzatore delle commissioni. Noi abbiamo fatto presente che normalmente le commissioni si svolgono in orario, diciamo, in linea di massima non lavorativo, quindi a partire dalle 18. E di conseguenza c'è il rischio che chi verbalizzerà, il dipendente del Comune di Milano che verbalizzerà, dovrà essere pagato, come giustamente deve esserlo, con uno straordinario.
Questo chiaramente potrebbe incrementare i costi delle municipalità. Tenete conto che un'ipotesi di base che è stata fatta era che i costi complessivi di questo passaggio non avrebbero dovuto superare i costi attuali, i costi che sono attuali, no? E quindi anche per questo punto che ho detto adesso, in aggiunta a quell'altro dell'indennità degli assessori del presidente del municipio, se venissero aumentati a dismisura gli indennizi e venisse introdotto questa verbalizzazione da parte di un dipendente del comune, chiaramente rischiamo di splafonare. Io personalmente, questo è il mio parere sempre personale, ritengo che, ritornando agli incentivi delle quattro figure che dicevamo prima, ci siano ancora dei margini per fare delle differenziazioni di indennizi. Ovviamente non aspettiamoci che siano delle cose stravolgenti. Potranno esserci delle variazioni se viene, diciamo così, sintonizzata, passatemi il termine, anche la percentuale che viene assegnata al Presidente del Consiglio Municipale rispetto a quella degli assessori. Però chiaramente, diciamo, la forbice non è proprio una grande forbice, e quindi chiaramente spero che i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, trovino una giusta misura per questo indennizzo, perché ritengo che sia, personalmente, magari sbaglio, però personalmente ritengo che per chi si assume delle responsabilità nei confronti della cittadinanza debba avere quantomeno un giusto riconoscimento. Questo è quanto. Grazie. Grazie Presidente Medolago. Consigliere Legramandi. Io riprendo una frase del Presidente Medolago, ha detto: potevamo essere più coraggiosi. È effettivamente vero, perché questa riforma, mi dispiace, ma non è una riforma, è un insieme di ridefinizione di qualcosa che c'era già. Si poteva dare più autonomia decisionale, non è stato fatto. Di fatto si è mantenuto una condivisione nelle decisioni che non solo non sarà, può non essere efficace e non sarà efficace per il lavoro di questa nuova istituzione che stiamo andando a costituire, ma rischia anche di paralizzare ancora di più il lavoro della macchina, perché nel momento in cui una decisione non sarà condivisa, ci saranno gli strumenti perché essa non venga presa, quindi paralizzando ancora di più il processo. Sono delle competenze, diciamo, che rispetto a quelle che abbiamo adesso non danno qualcosa di nuovo, di significativo, quindi di fatto mi sembra una riforma che punta più all'immagine più che alla sostanza del procedimento amministrativo. Del resto però sono convinto che questa sia la direzione, diciamo, un primo passo verso una direzione verso cui tutti dobbiamo andare, ossia l'aumento sempre maggiore del decentramento. Quindi in questo devo dire sono anche d'accordo sulle osservazioni fatte in merito alle cariche che questo municipio andrà a formare, nel senso di dare più possibilità a chi andrà a ricoprire quelle cariche di effettivamente svolgere il proprio lavoro. Quindi diciamo che il mio parere è abbastanza ancora perplesso, sul perplesso andante direi, perché da un lato capisco che quella direzione, dall'altro mi sembra veramente una roba di facciata. Speravo che si potesse fare ancora di più e ancora meglio, ma spero che si possa fare ancora meglio in futuro. Consigliere Todaro. Sì, grazie Presidente. Allora, sì, anch'io, come ha detto il mio collega Legramandi, penso che tutti ci aspettassimo, insomma, diciamo, un coinvolgimento maggiore, va bene, le commissioni, tutte le osservazioni fatte l'altro giorno, penso appunto a maggioranza, le sottoscriviamo, tuttavia, oltre all'autonomia decisionale manca sicuramente quella economica, che è fondamentale per gestire poi
situazioni che vadano dal verde alla manutenzione, che non si è capito, si parla di manutenzione, non sappiamo se è ordinario o straordinario, cioè dobbiamo entrare ancora nel dettaglio, cioè in sintesi. La vedo un po' come una municipalità all'acqua di rose, è sempre un inizio, e l'inizio, insomma, speriamo che un giorno non si veda al mattino, perché il mattino è un po' fosco da questo punto di vista. Tuttavia è un inizio e, come tutti gli inizi, avrà bisogno di essere, di avere un rodaggio, e speriamo che questo rodaggio si abbia, possa aversi in corso d'opera, come da più parti ci viene detto, come ci è stato detto dal consigliere Fanzago, nel senso che speriamo che appunto durante questi 5 anni, o meglio nei primi 2, che dovrebbe appunto fungere da volano di questa nuova municipalità, vengano introdotte delle, appunto in corso d'opera, degli aggiustamenti che sono necessari in questo passaggio. Sicuramente non vi è, si è menzionato pochissimo il bilancio, non ho capito alcune cose, a dire il vero, per esempio sul commercio, se quella casella vuota sul commercio mi lascia un punto di domanda, forse sono io che non ho capito e magari poi lo capirò nei prossimi mesi. Trovo che tuttavia abbiamo illuso un pochino innanzitutto i consiglieri di zona stessi, o coloro che volessero avvicinarsi alla politica in un nuovo modo di fare politica dal basso, dal territorio, e abbiamo illuso secondo me anche un po' i cittadini, no, più che illuso, deluso un pochino i cittadini, e l'abbiamo fatto secondo me per difendere un interesse, paradossalmente per difendere un interesse, però questo è il mio punto di vista chiaramente, dell'assessore centrale, perché è chiaro che nel momento in cui si decide o si pensa che gli assessori, diciamo così, di zona o il presidente del consiglio di zona non abbiano quella remunerazione, l'abbiamo anche a lungo dibattuto in commissione, che spetta loro per l'impegno che comunque dovranno andare ad esprimere sul territorio e nelle commissioni, perché soprattutto immaginando 3 commissioni invece delle 6 che giustamente è stato proposto minimo, perché oggi se non mi ricordo sono 10, 9, non lo so, 10, 9. E insomma l'impegno c'è, e l'impegno, se almeno ragionando in ottica di così manageriale, forse è sbagliato anche questo, però se si vuole un impegno da delle persone, questo l'impegno va remunerato, se no si rischia secondo me di, come dire, di non fare atto meritorio, ma di, come dire, di passare la palla agli assessori, la palla in senso lato degli assessorati, a persone che magari lo fanno, ecco, perché appunto sono disoccupati, che va benissimo, o che magari sono dei pensionati. Detto ciò, è assolutamente non la buona volontà del primo passo, io non la smentisco, e appunto speriamo che andiamo a crescere e ad accrescere questo patrimonio del municipio al posto dei consigli di zona. Grazie. Consigliere capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. In realtà anch'io non posso che accodarmi agli interventi che si sono succeduti fino adesso, ovvero senz'altro questo è un passo in avanti. Molti di noi, io stesso, forse non credevamo neanche possibile arrivare oggi a questo punto, ovvero che i municipi venissero finalmente costituiti e si cercasse di dare quella dignità che fino ad oggi gli è stata negata. Diciamo che siamo di fronte a una bella scatola con dei decori molto ben fatti, però una scatola che è ancora drammaticamente vuota. Speriamo che chi nella successiva amministrazione comunale si farà carico di quelle che poi saranno la possibilità di aggiungere competenze, opere in tal senso e la possa riempire di contenuti, non tanto per valorizzare solo il nostro lavoro, ma per dare quelle risposte che fino ad oggi non siamo stati in grado di dare ai cittadini che sono venuti qui da noi a chiederci più volte aiuto, e più volte noi purtroppo, più che
rassicurarli, rabbonirli, risposte concrete non siamo mai stati in grado poi di darle, come abbiamo visto anche nella consulta di oggi, dove abbiamo invitato i cittadini, li abbiamo fatti sfogare, però poi di concreto risulta sempre veramente poco. Perciò ripeto, quello che è stato fatto sarà senz'altro un inizio, però è indispensabile che chi noi e chi dopo di noi sarà in questo consiglio, in questa che diventerà la municipalità, si impegni a far sì che l'amministrazione comunale riempia di contenuti quella scatola di cui parlavo prima. Per quello che riguarda un argomento un po' sensibile, ovvero quello delle indennità di chi andrà a ricoprire ruoli di responsabilità, effettivamente pretendere un impegno che magari adesso, ripeto, finché quella scatola non si riempie non sarà così gravoso, ma se si riempirà di contenuti e necessità è indispensabile che abbia la possibilità di farlo con serenità e in autonomia, e quindi non sia soltanto chi lo fa una mezz'ora al giorno e non più, avendo difficoltà a potersi maggiormente impegnare. Quindi non possiamo che condividere, ci riserviamo comunque adesso un discorso di gruppo di valutare come votare questa delibera. Grazie. Capogruppo Vigano. Sì, anche noi come gruppo durante quella commissione abbiamo fatto le nostre osservazioni. Siamo convinti che, come è stato già detto qua anche dai colleghi che mi hanno preceduto, questo sia un inizio. Si poteva essere sicuramente un po' più coraggiosi, però credo che questo debba essere interpretato, come d'altra parte ha detto il Presidente Medolago, guardare a questa situazione con ottimismo, pensando che sia sicuramente migliorabile. Io credo che quello che si sta dicendo questa sera nel nostro consiglio di zona lo si sta dicendo un po' in tutti i consigli di zona di Milano, e lo si sta dicendo sia da parte dell'attuale maggioranza che da parte dell'opposizione. Noi lo abbiamo detto, i commissari presenti, lo abbiamo detto a livello di gruppi, come pensiamo sia profondamente una scelta errata quella della remunerazione che viene riservata ai futuri assessori. Noi pensiamo che chi svolge il proprio lavoro per la collettività e lo fa in maniera seria debba essere giustamente retribuito, perché noi dobbiamo sapere distinguere, dobbiamo anche smontare un luogo comune da quelli che sono gli sprechi della politica a quelli che sono i costi della politica, e sono costi reali. Crediamo che le attuali remunerazioni disincentivino persone che possono prendere determinati incarichi, perché costrette poi a scegliere tra la loro attività e l'attività dell'assessore, che sicuramente porterà via loro la maggior parte del tempo della loro giornata. E con la remunerazione attuale è impensabile che una persona, sia che lavori o che non lavori, possa pensare di campare con praticamente con lo stipendio, chiamiamolo così, che gli viene passato dalla macchina comunale. Questo disincentiva, come è già stato detto, determinate persone che ne hanno sicuramente le capacità ad assumere determinati incarichi. Non vorremmo che sia un modo per svilire questa grande innovazione, dove praticamente potranno accedere a questo tipo di attività soltanto i pensionati, i disoccupati, gli studenti, ai quali 500 euro lorde, 1000 euro lorde possono far comodo, ma per persone che hanno un'attività penso che sia molto difficile. Noi crediamo che questa cosa qua possa essere corretta. In alcune zone si stanno già muovendo in questa direzione. Fanzago stesso quella sera ci ha fatto capire che su questa cosa c'è ancora possibilità di discutere. Detto ciò, voteremo favorevolmente al regolamento, perché anche se migliorabile, finalmente dopo decenni di governi sia di centrodestra che di centrosinistra gli si mette mano. Chi verrà dopo di noi in questa sala, sia il centrosinistra che il centrodestra, a chi verrà dopo di noi spetterà, insieme ai colleghi di tutta la città di Milano, di migliorare questo regolamento. Grazie. Grazie, consigliere Abbiati. Grazie, presidente.
Riparto da quanto appena detto il presidente Viganò, il consigliere Viganò, in quanto mi sembra molto evidente come il regolamento Lucchini probabilmente sarebbe stato sufficiente per partire con la riforma appunto dei municipi milanesi, anche perché questo documento, a mio modesto parere, parlando tecnicamente, ha parecchie lacune, ed è per questo che secondo me la delibera proposta dal presidente Medolago dalla commissione decentramento è troppo leggera, diciamo, nei toni e nei termini. Io sarei stato molto più cattivo, soprattutto per quanto riguarda la storia delle commissioni, come lei ha ricordato prima. In trattazione diceva 3 sono poche, sì, io appunto, come le avevo fatto notare in commissione sia lei che al presidente Fanzaco, le deleghe sono tante, poi magari non sono effettive, però se poi dopo bisogna mettersi lì a lavorare seriamente diventa difficile, e al tempo stesso è un problema anche per gli assessori, perché io non voglio ricordare che gli assessori, se lavorano, prenderebbero il 50% dell'indennità e andrebbero a prendere meno di quanto un consigliere guadagnerebbe, perché è vero che l'indennità è per 12 mesi e nel mese di agosto notoriamente non si convocano le commissioni, però visto che il tetto massimo di gettoni di commissione rimane 11 e il lordo è 609 euro, l'assessore prenderebbe 560 euro se nel caso in cui facesse un altro lavoro. Assessori solo 3, con le deleghe pesanti che potrebbero arrivare o meno, secondo me è molto rischioso, per quello che ho anche già sentito dire a tutti gli altri colleghi, cioè l'impegno che poi deve mettere una persona in questo compito non è propriamente una bazzecola. Ricordiamoci che le zone di Milano, tolto, cioè se non ci fosse il comune di Milano, sarebbero il secondo, il terzo, il quarto comune della Lombardia dopo Brescia, cioè sarebbe Brescia come la più grossa e poi ci sarebbero le zone di Milano, quindi non sono propriamente delle cose piccoline. Risparmiare, poi il presidente Fanzago diceva che risparmiavamo un sacco di denaro pubblico con questa operazione, quando poi però aumenti con un dirigente in più, un funzionario in più che viene a fare il verbalizzante, un aumento legittimo, perché diventano a quel punto delle tematiche nel cui un dipendente comunale si deve assumere delle responsabilità e quindi è giusto riconoscergli qualcosa di più, il saldo poi non va propriamente così in positivo, ho fatto 2 conti alla fin fine, non c'è. Io mi rimetto alla decisione del mio gruppo sulla votazione, ripeto, io avrei fatto una delibera molto più cattiva, molto più prepotente, per far notare tutte le difficoltà che chi sarà eletto nel prossimo mandato e a seguire potrà incontrare, soprattutto impegno, tempo rapportato alla remunerazione. Non ne faccio ovviamente una questione di denaro, però è chiaro che se una persona deve lasciare parte del suo lavoro, deve dedicare più tempo alla zona, come è giusto che sia, perché uno decide di candidarsi, uno decide di farlo, uno decide di mettersi a disposizione della cosa pubblica, però non gli si può neanche dire vabbè, fallo gratuitamente e ci rimetti anche dei tuoi soldi a livello lavorativo, magari anche a scatti di anzianità, magari a scatti a premi di produzioni e quant'altro. Cioè, su questa cosa qui secondo me è abbastanza difficoltoso, ecco. Grazie. Se non ci sono altri interventi, la parola al presidente Medolago. Grazie Presidente. No, io volevo dire qualcosa a chiusura di questo dibattito. Allora, la prima cosa è che io invito anche voi consiglieri a credere, perché ogni tanto magari ci si riesce, a credere nella futura consigliatura, e che questo che è stato fatto oggi costituisce, come è stato detto da qualcuno, il primo passo che potrà essere sicuramente migliorato, tant'è che è stato anche detto dal buon consigliere Fanzago. Chiaramente potevamo essere più cattivi, però dipende da chi lo fa.
mi sembra giusta la posizione di Gabriele, però chiaramente lui fa parte di una determinata cerchia e quindi è giusto che dica queste cose. Regolamento Lucchini. Io, come ho detto all'inizio, ho partecipato a questo tavolo con le mie competenze che potevo mettere a disposizione e chiaramente ho avuto il piacere di veder seduto a questo tavolo anche Lucchini, che indipendentemente dalla sua posizione politica è un'ottima persona. È un'ottima persona, però io mi ricordo che il regolamento Lucchini era stato approvato. Era stato approvato. Dopodiché, quando è stato il momento di metterlo in pista, come mai non è stato messo in pista? Ecco, quindi a un certo punto dobbiamo guardarci allo specchio e dire come mai? Ecco, quindi detto questo, io capisco buona parte delle osservazioni che avete fatto, che sono anche mie osservazioni e anche della maggioranza, che ci aspettavamo un po' di più. Però, ripeto ancora una volta, questo risulta un inizio che sicuramente sarà migliorabile, tant'è che proprio oggi, così per informazione, si è tenuta una commissione affari istituzionali di decentramento, se la cosa interessa, se no la smetto qua. Anzi, la smetto qua, grazie. Chiudiamo la discussione, apriamo la votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo? Presenti 28. Presenti 28, favorevoli 21, contrari 2, astenuti 5. C'è una mano alzata. Gli scrutatori? Chi è? Consigliere Bina? Ho stato verde, poi è scappato al dito, è andato sul rosso, ma prima era. Scrutatori? Mettiamo a verbale che quindi i presenti sono sempre 28, i favorevoli sono 22, i contrari sono 1 e gli astenuti sono 5. Comunque approvato. Passiamo al punto numero 2, approvazione dell'iniziativa presentata dall'Associazione Amici di Zona 9 per la realizzazione del progetto denominato Serata Jazz 2016. La parola al vicepresidente della Commissione, Jacopo Rossi. Grazie Presidente. Allora vi vado a leggere il considerato in cui diciamo c'è tutto. Nel corso della riunione della Commissione Cultura del 15-3 è stata esaminata ed approvata a maggioranza la proposta formulata dall'Associazione Amici di Zona 9 per la realizzazione di un concerto denominato Serata Jazz 2016. Discutendo ampiamente sulla qualità dell'evento che vede coinvolti musicisti di chiara fama nazionale e di conseguenza sulla valenza del concerto che assume una grande rilevanza per la zona. Il presidente dell'Associazione Amici di Zona 9, presente nella succitata riunione della commissione, ha fornito dettagli in merito all'evento e all'orario di inizio dello stesso, ossia sabato 7 maggio alle ore 21 presso l'Auditorium Cagranda. Riconoscendo quindi la rilevante valenza culturale dell'evento, la Commissione ha approvato a maggioranza per la realizzazione dello stesso lo stanziamento della spesa massima di 600 euro dai fondi MAP, da imputarsi ai fondi della Commissione Cultura, nonché l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Cagranda. Prima che si apra la discussione aggiungo solamente che, come avrete notato, non c'è nessun riferimento all'inaugurazione, all'intitolazione dell'auditorium, proprio perché in relazione al fatto che il punto è stato stralciato per motivi tecnici, soprattutto diciamo di avere l'ok delle famiglie, l'evento però musicale, diciamo, distinto da quello, era un evento che doveva essere pubblicizzato per tempo.
Quindi tutta, diciamo, la discussione riferita alla, all'intitolazione o alla scelta di farlo nella stessa data sarà poi riportata nella delibera relativa all'intitolizione. Quindi questa delibera si riferisce unicamente a un evento su cui, scusate consiglieri, a un evento su cui mi sembrava che sul valore artistico dell'evento ci fossero pochi dubbi all'interno della commissione. Quindi lascio aperto alla discussione, ovviamente. Capogruppo Perego. Sì, no, diciamo, il mio intervento verteva principalmente sul punto, sulla, il chiarimento che non ho ben inteso da parte del consigliere Rossi. Ovvero, cioè, in quella manifestazione non verrà più inserito, come era stato detto in commissione, quella celebrazione che verrà fatta successivamente in altra data con altro evento? No, ho già deciso di dire. Ma sempre nello stesso evento verrà. Nel senso, no, è una cosa che non sentendo bene. Vorremmo avere semplicemente poi dei chiarimenti ulteriori, perciò se lei poi mi risponderà. Poi vorrei fare un piccolo accenno, dato che parliamo di attività che si svolgono all'interno dell'Auditorium Cagranda, io vorrei capire una cosa. Mi sono arrivate segnalazioni da cittadini che hanno frequentato. Si discosta, ma no, perché poi si può ricollegare anche a questo il mio intervento, nel senso che mi sono arrivate segnalazioni che all'interno dell'Auditorio Cagranda, più specificatamente durante una manifestazione dell'Università della Terza Età organizzata dall'Hauser, sono state organizzate delle riffe, delle lotterie a premi tra i partecipanti all'attività. L'attività dovrebbe essere gratuita, mi sembra, e non vorrei capire se questa, quello che è stato fatto, che mi è stato detto, per come si è sviluppato, che sono stati venduti da personale dell'Hauser all'ingresso dei biglietti di questa lotteria, è stata fatta addirittura poi anche un'asta organizzata dal relatore dell'iniziativa specifica di quella giornata dell'Università della Terza Età, dandogli un'autorevolezza tale che sembrava quasi un obbligo dover comprare dei biglietti per sostenere poi le attività dell'Hauser, che non dovrebbe far pagare quello che è l'Università della Terza Età. Non so se sono stati sollevati da voi altri riscontri, se ci sono dei controlli in merito a questa tipologia di attività, perché comunque posso immaginare che possa non sembrare grave organizzare una lotteria, però se uno organizza un evento gratuito e poi all'interno di questo evento gratuito di grande rilievo e di grande valenza, che è sempre stato tale per la zona, però l'associazione che lo organizza cerca dei fondi facendolo sembrare quasi come quasi un'obbligatorietà dover partecipare a questa cosa, anche organizzando delle aste durante, non solo semplicemente vendendoli così in maniera informale all'esterno, ma all'interno, da persone che addirittura poi fanno i relatori di questa iniziativa, ci sembra quantomeno ambiguo e meritevole di un ulteriore chiarimento e una delucidazione da parte vostra, per evitare che possa capitare magari anche adesso l'associazione che va a organizzare l'iniziativa meritoria, interessante, di grande valenza, di cui poi vorremmo capire però se si hanno risvolti particolari, e ce lo spiegherà lei, ne possa avere addirittura ulteriori che possono anche danneggiare in qualche maniera l'immagine del Consiglio di zona che patrocina queste iniziative. Grazie. Solo una nota, perché non ho prima di dare la parola poi al consigliere Abbiati, non ho, cioè ho capito la segnalazione che ha fatto il capogruppo, ma non ho capito, mi è sfuggito il collegamento, nel senso che adesso questa cosa, no, che sì, questa, sì, no, era, no, aspetti, scusi, questa segnalazione che ha fatto, ne prendo nota, si riferiva a chi utilizza, diciamo, l'Auditorium Cagranda per fare l'Università della Terza Età, sì, quindi l'Hauser, sì, e chiunque poi organizzi iniziative che dovrebbero essere gratuite e che poi magari trovano un'altra maniera mascherata per non essere più no, gratuito. No, ma questo lo capisco, ma lei si riferisce a un episodio specifico avvenuto il 24 marzo 2016, okay. Con le 14:45, con l'organizzazione Hauser Bicocca, così mi è stato riferito. Vi chiedo voi se avete informazioni, metro, se sei veritiero, e appunto, dato che noi andiamo a organizzare anche adesso altre iniziative, capire se si possono riverificare questi eventi anche in altre iniziative. Mi preoccupavo, ma sono due enti, sì, sì, ma lo so, sa, prevenire a volte è meglio che curare, vorrei evitare che, e quindi una verifica su tutto ciò che specificare avviene che da oggi in poi, ogni volta che noi organizziamo e patrociniamo delle iniziative all'interno dell'Auditorium Cagranda
e di altre realtà di nostra competenza, che poi le associazioni che fanno iniziative gratuite proseguono su quella strada senza poi trovare magari scorciatoie o scappatoie varie. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. No, io volevo entrare un pochino nel merito della delibera, di quanto appunto è stato stralciato. Io sembra tanto quella delibera lì, sembrava tanto nascere come la gatta che aveva fretta e ha fatto i gattini ciechi. È stata fatta molto di corsa, molto forzando molto la mano sull'associazione affinché si collegassero i due eventi uno all'altro, adesso ci troviamo evidentemente con problemi tecnici di realizzazione dell'evento, come diceva, sì, sull'intitolazione quello che noi abbiamo fatto notare in commissione, e voglio assolutamente ribadire in questo momento, è che forse non era il caso di calcare così la mano affinché si collegassero le due iniziative. Mi spiace non ci sia la Presidente, però c'è lei, consigliere Rossi, che ne ha titolo assolutamente per rispondere. Però a me, io ho proprio visto da parte della Presidente Senesi una volontà di spingere affinché venissero collegate le due cose, coinvolgere a tutti i costi l'associazione che organizza l'evento che invece stiamo andando a patrocinare, quasi come se dovesse esserci altro o comunque qualcosa di collegato a tutti i costi. Abbiamo visto appunto, abbiamo fatto di corsa, alla fine avete dovuto togliere questo punto e probabilmente lo farete con un ufficio di presidenza, presumo, non credo ci siano i tempi tecnici per fare, per cui vediamo assieme in commissione. Va bene, grazie Presidente. Consigliere Pellegrini. Mi inserisco anch'io su questo punto, perché noi come gruppo Lega Nord all'interno proprio della commissione abbiamo fatto mettere a verbale la nostra contrarietà al modo, quindi al metodo con cui si è usata per scegliere e per decidere che questo evento fosse stato fatto all'interno di un altro evento per motivi a voi conosciuti, a noi no, perché se fosse stato tutto chiaro e trasparente oggi la delibera sarebbe stato di un altro tipo, invece c'è una confusione. C'è una delibera che parla dell'evento e la conclude, poi ci sarà dopo una delibera che va a inserire un'altra cosa, perché non si è potuto infilarla dentro qua. Ci pare proprio una cosa dei Promessi Sposi, dove si dice sa da fare quella cosa. Cioè, ci pare davvero che i nostri dubbi, le nostre perplessità... Ho sbagliato? Chiedo scusa. Certo. Chiedo scusa per aver citato qualcosa che non dovevo, visto la mia ignoranza. Però ignorante, vi ricordo, non è scemenza, non è essere fessi. Noi abbiamo capito dal primo momento che quell'evento che voi volevate fare all'interno di un altro evento l'avevate deciso a tavolino, lo volete fare a tutti i costi e volete farlo con l'associazione Amici di Zona 9, che poi è l'editore del giornalino vostro di zona. Noi non vogliamo che questo evento istituzionale sia così utilizzato in maniera non chiara e in maniera, lo diciamo subito, di propaganda elettorale. Noi vogliamo e pretendiamo, perché io ancora credo nell'onestà intellettuale di alcuni di voi, che questa cosa è stata giocata male, senza rispetto non solo delle opposizioni, ma in particolare di tutte le associazioni di Zona 9 che fanno parte di questo Consiglio, che lavorano con questo Consiglio e che hanno tutto il diritto di essere pari dignità, di essere rispettati come quanto questa associazione che è stata scelta da voi. Quando è venuto qua il Presidente la cosa è nata così, forse magari studiata a tavolino. A noi non piace questo modo che avete fatto di agire. Io credevo invece, vedendo questa delibera, e poi ho visto dopo lo straccio, ho detto ma magari sì che hanno messo la testa a posto e hanno capito che forse stavano esagerando, che forse era il caso di rivedere un po'
il modo con cui stavate realizzando questa cosa. È un evento istituzionale, è nata con un coinvolgimento di tutta la zona, di tutte le associazioni. Noi crediamo che sia da celebrare in un momento unico, dove verranno, e spero, dove saranno invitate tutte le associazioni e il Consiglio di Zona 9, senza infilarle dentro in un evento di una vostra, di un'associazione dove il presidente Senesi ha imposto, senza nemmeno parlarne con i consiglieri di opposizione, senza nemmeno chiedere se sapevano, se erano d'accordo, ma imporre dall'alto questa decisione. Per noi è davvero scorretto, e siamo sicuri che questo non è una cosa a caso, non è una cosa così capitata per far risparmiare il Consiglio di Zona, perché è stato detto anche questo: non abbiamo le risorse per... No, non è così, ragazzi. Voi volete utilizzare questa intitolazione, che appartiene a tutti gli abitanti di Zona 9, come se fosse una cosa di una sola associazione e basta. In realtà non è così e non deve essere così. Qui è mancato un rispetto istituzionale da parte nostra, perché i presidenti hanno forzato la mano, grazie alla maggioranza che li ha comunque, nessuno, o forse la consigliere che oggi è qui assente, la consigliere Meloni, che ha espresso il suo parere contrario a questo metodo, e giustamente, a nostro parere, voleva che si facesse questo evento in una maniera diversa, più istituzionale, una forma più coinvolgente, non infilata dentro a forza in un altro evento. Questo vi chiediamo, solo questo. E pare che, da come poi proseguono le cose, abbiamo anche ragione, perché oggi si vede che una delibera messa così sola, che presenta solo questa serata, deve aspettarsi, concludo, l'altra delibera che infila dentro l'evento, ma dentro qua per forza. Noi non ci stiamo, sicuramente è una porcata, e scusate il termine, ma davvero questa è una porcata. Consigliere Rossi. Grazie Presidente, rispondo con tranquillità alla questione. La scelta che veniva dalla Commissione, dalla Presidenza, che poi con le annotazioni che sono state poi assolutamente indicate anche nel verbale, che tra l'altro ho stilato io, con l'opposizione della Lega Nord e del consigliere Todaro, che era presente, da quello che mi ricordo, la decisione, poi ognuno può avere le sue opinioni, veniva semplicemente dalla volontà di fare in modo che un'intitolazione di uno spazio così importante per la zona avesse una visibilità legata ad un evento ormai noto a tutti come la serata jazz che viene fatta all'interno dell'Auditorium Cragranda. Tale serata, mi viene solo da dire, poi ripeto, rispetto assolutamente le opinioni che sono state espresse questa sera, è una serata, come sempre, aperta a tutti, aperta alle persone che siedono in questo consiglio, aperta ai consiglieri d'opposizione, aperta a chiunque nella città abbia piacere di parteciparvi. Proprio in virtù di questo mi viene da dire che potrebbe avere un senso legare un evento come l'intitolazione di uno spazio che sappiamo bene che, se non avrà un certo peso come intitolazione, rimarrà per sempre legato al nome Auditorium Cragranda. Invece noi vogliamo, proprio per questo abbiamo cercato di allargare il più possibile la partecipazione, anche riaprendo i termini per fare in modo che delle votazioni, per fare in modo che tanti cittadini potessero votare, o quantomeno il più possibile. Io quindi, rispetto a questo, mi sento di dire questo. Rispetto invece alla delibera di questa sera, aggiungo davvero solo una cosa: la scelta di portare questa sera solo la parte della serata jazz è legata unicamente al fatto di non volere in nessun modo evitare una degna pubblicizzazione di questa serata, legandosi alla possibilità, che però io non posso saperlo, io Jacopo Rossi, che gli uffici, i contatti con la famiglia portino rapidamente a un ok rispetto al primo nome che è stato selezionato dai cittadini, o in assenza, come da verbale, al secondo e al terzo. Altrimenti sarebbe stato interesse di tutti portare questa sera entrambe le delibere, anche per velocizzare il più possibile un processo di intitolazione.
Quindi credo di aver dato alcune risposte e vi ringrazio. Capogruppo Viganò. Sì, il nostro gruppo voterà favorevolmente a questa delibera. Voglio ritornare un attimo sulla questione che è stata sollevata da Biati, da Pellegrini. È vero, si è discusso molto quella sera in commissione proprio su questa questione, mentre nessuno ha avuto nulla da dire sul nome che era venuto fuori, che mi sembra un'eccellenza comunque. Si è discusso su questo fatto legato all'associazione che tirerebbe un attimo la fila della serata. Com'è vero che la capogruppo Melone aveva espresso forti perplessità rispetto all'opportunità di legare i due eventi? Bene, guardate, io vi dico, noi voteremo favorevolmente. Io indipendentemente da quello che penso personalmente, penso che forse la Presidente Senesi, in virtù del fatto che proprio in questo Consiglio di zona l'opposizione è particolarmente attenta a come si muove un giornale come Zona 9, che legittimamente, credo, tutti i giornali esprimono delle simpatie politiche, è più vicino al PD che ad altri partiti, fermo restando il fatto che comunque qualsiasi inserzione venga fatta all'interno di Zona 9 deve essere pagata sia dal PD che da chiunque la faccia, lo dico perché l'abbiamo fatta noi di Sella la scorsa tornata elettorale. Ecco, va bene, io comunque non ci vedo, come vedete voi, un disegno per sfruttare questa serata in maniera di spot elettorale. Sarebbe veramente un povero partito il PD di Zona 9 se si attaccasse a una serata e un giornale per guadagnare consensi e per farsi bello di fronte alla cittadinanza. Non credo che sia questa la situazione del Partito Democratico di Zona 9. Detto ciò, ripeto, poi è legittimo pensare, come ha detto Pellegrini, come ha detto la Melone, come ha detto Abbiati, che forse per una questione di sensibilità, visto che siamo in un periodo molto vicino alla campagna elettorale, lo scindere le due situazioni per evitare, perdonatemi, per evitare inutili sospetti, conoscendo la situazione di questo Consiglio di zona, dell'opposizione di questo Consiglio di zona che ha sempre comunque sotto tiro Zona 9, forse si sarebbe potuto fare in maniera diversa. Però ripeto, noi non vediamo né malafede né dolo in questa cosa, per cui voteremo la delibera così com'è. Grazie. Grazie. Consigliere Pellegrini, per? Sì, per replicare alle considerazioni fatte prima dal consigliere Rossi, per chiarire un attimo per il campo. Allora, io così concludo e poi andiamo pure al voto. Allora, noi non ci mettiamo contro all'evento jazz o contro all'intitolazione, che abbiamo preso atto da parte delle votazioni, come sono avvenute, e quindi hanno espresso i cittadini che hanno partecipato al voto, hanno espresso le loro preferenze, noi avevamo altre preferenze, comunque visto che c'è stata aperta, c'è stata data possibilità di partecipare e chi ha voluto lo ha fatto. La nostra questione è come si è arrivati a questa decisione, perché non è vero che un'intitolazione o un evento prende più visibilità, acquista più visibilità se lo fa in un contesto di un altro evento. Basta voler coinvolgere associazioni importanti che hanno lavorato con noi durante l'anno, basta volerlo, si poteva benissimo fare un evento legato e forse dedicato, perché le associazioni utilizzano l'auditorium, non una, ma le associazioni, legato all'utilizzo delle associazioni, dando valore alla collettività e alle associazioni in un evento istituzionale dove le associazioni, dove la famiglia della persona che ha ricevuto le intitolazioni, dove il Consiglio di Zona 9 erano protagonisti di una serata a tema
che poteva essere comunque non pesante, non appesantita, ma comunque molto visibile, perché tutte le associazioni, concludo, potevano fare all'interno delle loro associazioni una certa pubblicità per portare i propri associati a fare la festa. Poi non vedevo tutta questa fretta di arrivare a farlo prima di qualche data, perché comunque si poteva anche aspettare, o visto che c'è le votazioni, solo questo per dire che tutto è stato fatto in maniera precisa, non tanto visto la delibera di oggi, perché si voleva colpire così. Siate sinceri, lo dite, siamo in campagna elettorale, zona 9, il prossimo numero pubblicizzerà l'evento, è vero, è la realtà, è la realtà. State utilizzando un evento per fare politica, ma fate solo propaganda elettorale. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 18, contrari 6, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Sì. Vi è stata spedita, non ci saranno i numeri, ma siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, infruttuosa. Passiamo al punto numero 3, approvazione di iniziative presentate da ANPI, sezione Marte di Dergano, per la realizzazione dell'iniziativa intitolata Che Liberazione, associazione Olinda Onlus per la realizzazione del progetto denominato Aprile Partigiano al Paolo Pini, sezione ANPI della zona 9 per la realizzazione della celebrazione del 25 aprile, associazione genitori scuola primaria Poerio, per la realizzazione dell'iniziativa denominata La Pianellata 30 anni dopo. La parola al vicepresidente della Commissione Sport Tempo Libero, Roberto Vidianò. Dunque, questa delibera che era formata da quattro iniziative è molto lunga, è stata molto discussa in commissione, è passata maggioranza. Io, se siete d'accordo, anziché darvi lettura delle due pagine e passa della delibera stessa, la do per letta. I commissari presenti hanno fatto le loro valutazioni, allora le possono fare anche oggi qui in seduta di consiglio. Io sono qui per rispondere ad eventuali vostre domande. Grazie. Grazie vicepresidente Vidianò. Consigliere Belli. Grazie Presidente, chiedo la votazione per parti separate. Ci sono altri interventi, mettiamo in votazione per parti separate, quindi mettiamo in votazione l'iniziativa. L'iniziativa numero 1, ANPI sezione del Martiri di Dergano. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 19, contrari 6, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione la seconda iniziativa, associazione Olinda, promossa dall'associazione Olinda Onlus. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 19, contrari 5, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione le iniziative del coordinamento delle ANPI di zona 9.
Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 4, approvato. Mettiamo in votazione l'ultima iniziativa, Associazione Genitori Scuola Primaria Carlo Coerio. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, infruttuosa. Discussione del punto numero 4, concessione di contributo a favore della Fondazione Politecnico di Milano per la realizzazione del progetto Padiglione adattabile e autogestito itinerante. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Sì, grazie Presidente. Do per letta la delibera, perché l'abbiamo affrontata ampiamente in Commissione. Faccio solo presente che c'è un refuso all'interno del testo, in quanto il contributo per l'importo complessivo di 3.000 euro, IVA compresa, è pari all'80% del costo complessivo della proposta progettuale di 3.750 euro. A questo, nel considerato che, a questo, al contributo aggiungiamo l'utilizzo della civica stamperia e la richiesta che venga assegnato il coefficiente moltiplicatore COSAP più basso possibile. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 19, contrari 2. Astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 5, valorizzazione del borgo Pirelli. Valorizzazione del borgo Pirelli, la parola alla Presidente della Commissione Casa Popolare e Demanio, Simona Fregoni. Grazie Presidente. Spendo giusto due parole per illustrare la proposta. Con la Commissione Cultura abbiamo pensato e abbiamo convocato due commissioni che si sono svolte il 1 di dicembre e il 22 di marzo. Abbiamo approfondito e dettoci sostanzialmente che il Borgo Pirelli, che è proprietà di Aler, è un posto molto bello che necessita di essere valorizzato, e abbiamo pensato di stanziare 2.000 euro di fondi MAP, precisamente la Commissione Cultura e non io perché non ho portafoglio, per la valorizzazione di questo posto che possiamo banalmente dire molto bello. Quindi nell'ottica di valorizzare, la do per letta, non leggo la relazione che è abbastanza lunga, con due strumenti: il primo, la pubblicazione in cartaceo
della storia del Borgo Pirelli e il secondo un manufatto che possiamo definire un totem con le indicazioni storiche del luogo in cui ci si trova. Quindi do per letta la relazione e ringrazio il Presidente. Grazie Presidente Fregoni, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 19, favorevoli 18, contrari 0, assoluti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 18, favorevoli 18, contrari 0, assoluti 0, infruttuosa. Passiamo al punto successivo. Punto numero 6, osservazioni circa le problematiche relative a Piazza dei Daini. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Sì, grazie. Abbiamo fatto diverse commissioni in sopralluogo, non mi dilungo molto. Leggo solo il dispositivo della delibera. Quindi si delibera di proporre in merito alle problematiche evidenziate in Piazza dei Daini di realizzare un passaggio pedonale protetto realizzato con castellana lunga, bande sonore, illuminazione e segnaletica adeguate lungo la via Pietro Alberto Pirelli in corrispondenza della Piazza dei Daini, che consenta un sicuro attraversamento dei pedoni per raggiungere la scuola materna da realizzarsi prima dell'apertura della struttura scolastica il prossimo autunno. Secondo punto, prevedere per gli accessi ai condomini limitrofi immobili ai civici 2, 3 e 4 che risultano in comune con l'accesso carraio e pedonale della scuola materna una regolamentazione dei medesimi con segnaletica che disincentivi usi impropri degli spazi al fine di eliminare le eventuali conflittualità nei momenti di ingresso ed uscita degli alunni, nonché trovando opportune soluzioni operative condivise con la zona da individuare prima dell'apertura della struttura scolastica, ad esempio polizia locale a presidio e così via. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Parere relativo alla demolizione della copertura a falde e ricostruzione della copertura piana ai fini del recupero abitativo del sottotetto dello stabile di Viale Stelvio 41. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Sì, grazie. Anche qui abbiamo esaminato in Commissione ampiamente il progetto. Vado a leggere solo il dispositivo. Delibera per le motivazioni sopra espresse di esprimere parere negativo in merito alla demolizione della copertura falda e ricostruzione della copertura piana ai fini del recupero abitativo del sottotetto dello stabile di Viale Stelvio 41. Ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, assoluti 0, approvato. Passiamo al punto 8. Parere relativo alla richiesta di individuazione degli orari di apertura e chiusura dei cancelli per il parco di Via Trevi, compreso tra le vie Trevi, Valeggio, Fermi e Semplicità. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Sì, grazie Presidente. Semplicemente chiediamo che gli orari provvisori, per cui probabilmente saranno rivisti entro la fine del 2017, siano
7, 18 e 30 per i mesi invernali e 7 e 20 per i mesi estivi. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Punto numero 10, parere relativo al rinnovo della locazione. Punto numero 9, parere relativo al rinnovo della locazione dell'area di proprietà comunale sita in Farini 25/A ad uso esclusivo di impianto di distribuzione carburante, attività complementare. La parola al Presidente della Commissione Case Popolare di Magno, Simona Fregoni. Grazie mille. La do per letta, rinnovo di locazione fisiologico, io definirei. Grazie. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 20, contrari 1, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto 10, parere relativo al rinnovo della locazione dell'area di proprietà comunale in via D'Azeglio ad uso esclusivo di passaggio. La parola sempre alla Presidente della Commissione Case Popolari di Magno, Simona Fregoni. Grazie Presidente, la do per letta. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, approvato. Parere relativo al rinnovo della locazione dell'area di proprietà comunale sita in via Santa Marcellini Fulvio Testi ad uso esclusivo di parcheggio per i residenti e custodia. La parola sempre alla Presidente della Commissione Case Popolari di Magno, Fregoni. Grazie Presidente, do per letto questo punto. Grazie. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, approvato. Punto 12, parere relativo al rinnovo della locazione dell'area di proprietà comunale sita in via Siderno ad uso esclusivo di parcheggio privato e passaggio. La Presidente della Commissione Case Popolari, Simona Fregoni. Grazie Presidente, do per letto questo punto. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, approvato. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, in quanto il numero 13 è stato stralciato. La seduta è chiusa.